Ci troviamo questa mattina all'incrocio tra Case Bruciate e Borgo Santa Maria, un incrocio che viene regolato dal segnale che potete vedere alle mie spalle, un segnale di obbligo di proseguire dritto, e proprio questo segnale spesso non viene rispettato perché molti conducenti, mettendo a repentaglio la loro vita ma soprattutto quella degli altri, girano e svoltano verso sinistra, non rispettando il codice stradale. Un problema che è stato sollevato da alcuni residenti di Borgo Santa Maria, che lamentano questa situazione che va avanti da troppo tempo, ed è una situazione che è peggiorata sicuramente dopo la rimozione della rotatoria provvisoria installata dal comune di Pesaro in New Jersey. Questo è un problema che va avanti da sempre. E qualche anno fa qui c'era una rotatoria provvisoria, una rotatoria pericolosissima, che è stata su questa rotatoria proprio per il tempo massimo delle rotatorie provvisorie, che poi no, o diventano definitive o definitivo. Una rotatoria qui è impossibile, come era progettata quella di allora, per cui si è ritornato alla solita, alla vecchia viabilità. Però ecco, una viabilità che è pericolosissima, perché qui girano tutti a sinistra, nessuno rispetta, girano per Pesaro, nessuno, anche i camion grossi, li abbiamo visti anche adesso, oltre alla velocità di chi viene giù, nessuno rispetta il divieto di svolta. Voglio ricordare che il comune dice che questa rotatoria c'è in progetto dalla società Autostrade, che ce l'ho io qui sotto mano, un progetto bellissimo, però è costosissimo, molto costoso. Mentre voglio anche ricordare che oltre a questo, questo è un progetto mi pare 2016-2017, non so esattamente, però voglio ricordare che c'è un progetto del 2006 che era funzionale, era molto funzionale quando tutta la vallata era in piena attività produttiva, quindi non capisco, sarebbe venuto a costare 2/3 in meno. Non capisco perché, anche se paga, dicono la società Autostrade, perché spendere tanti soldi quanto con molto meno si potrebbe fare una cosa che era funzionale quando c'era più traffico, perché con la differenza di quei soldi si potrebbero fare tante altre opere, no? Proprio per la viabilità e quant'altro. Ci sono state fatte diverse riunioni ed è venuto qui a Case Bruciate ultimamente, non molto tempo fa, l'assessore Belloni, e gli hanno fatto anche questa domanda: perché fare una rotatoria che costa 3 volte tanto quando c'era già un progetto del 2006 che il comune avrebbe potuto tranquillamente fare con i soldi suoi, perché era fattibile. L'assessore Belloni ha detto che questo è un progetto, dice, non siamo noi alla società Autostrade che lo vuole. Beh, io mi dispiace ma smentire l'assessore Belloni, però voglio semplicemente ricordare che questo è un documento del 21/11/2016 ed è una delibera di consiglio comunale dove nuova rotatoria Borgo Santa Maria, si tratta di una nuova rotatoria bla bla bla, che sarebbe questa nuova che costa 3 volte tanto. Quindi da un lato c'è la società Autostrade che non dice io faccio questo, la società Autostrade dice io devo fare tot, devo spendere tot soldi per le opere compensatorie, tu comune mi dici cosa devo fare e quindi spetta al comune decidere quello che deve fare.